mio sangue vuol dire la sua morte per noi. Allora, se noi siamo chiamati a unirci a Gesù e dire anche noi ai fratelli, prendete e mangiate questo mio corpo, dobbiamo sapere cosa stiamo dando, a cosa ci stiamo impegnando. E il corpo per noi è il tempo, perché il tempo è una dimensione sociale del vivere del corpo. Le risorse che abbiamo, le capacità intellettuali, manuali, tutto quello che possiamo dare per gli altri, farne dono per gli altri. Gesù ci dà la possibilità di fare della nostra vita un'offerta insieme con Lui a Dio. Io insisto, anche un sorriso, perché il sorriso è tipico di uno spirito che vive in un corpo. E un sacerdote che sorride alla persona giusta, nel momento giusto, soprattutto nella sofferenza, a chi è nell'angoscia, un sacerdote che spalanca il volto e sorride, è Dio che gli sorride in quel momento, un dono di Dio. E quando diciamo alla gente, prendete questo è il mio sangue, intendiamo che cosa? Dare la morte, ma non la morte finale, ma tutto quello che già fin da ora in noi anticipa la morte. Cioè le malattie, gli insuccessi, tutto quello che ci mortifica. Questa è la parte migliore. Per cui grazie all'Eucaristia non esistono più vite inutili. Anche la persona in carrozzella che dipende del tutto dagli altri, se si offre così nell'Eucaristia la sua vita ha un valore straordinario. Io ricordo che una volta visitai un prete d'Italia. E sulla porta della canonica c'era una scritta: Dio benedica chi non mi fa perdere tempo. Ecco, questo forse ancora doveva capire che il suo tempo non era suo. E il rischio era che la gente arrivava, leggeva, quindi voltava le spalle e andava via. Certo, noi non possiamo dare tempo, sciuparlo o darlo anche a chi lo chiede inutilmente, però non ci appartiene il tempo. Noi siamo chiamati dunque non solo a celebrare l'Eucaristia, ma a essere l'Eucaristia con Gesù. Immaginiamo la nostra vita in questa luce eucaristica. Poi dopo la messa noi andiamo, confessiamo, insegniamo, visitiamo i malati, facciamo tutto quello che le diversissime mansioni del sacerdote. Non è un'altra cosa, è la messa che continua. Diceva un grande maestro di spirito francese, Le matin, a quel tempo la messa si celebrava sempre al mattino, quindi dice Le matin, moi prêtre, lui victime. Le longue du jour, lui prêtre, moi victime. Traduco. Al mattino, io sacerdote, lui Gesù è la vittima. Lungo il giorno, lui il sacerdote, io la vittima. Cioè è la continuazione. Dobbiamo anche aiutare i fratelli a vivere così. Nulla vieta che un laico, uomo o donna, in quel momento possa, in silenzio, perché non è chiaramente un ministro ordinato, nulla vieta che in quel momento possa unirsi al sacerdote e dire in silenzio nel suo cuore, pensando a quelle persone che deve servire durante il giorno, prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Lo può dire una mamma di famiglia. Poi va, fa mille piccole cose che apparentemente non lasciano nessuna traccia nella storia, però la sua vita è eucaristia. Lo possiamo insegnare a un lavoratore e lo dobbiamo insegnare soprattutto ai giovani a vivere l'eucaristia così. Perché che cosa vuole il mondo d'oggi, la cultura di oggi dai giovani? Guardiamoci intorno, vuole il corpo e basta, tutto ridotto al corpo, soprattutto della donna, delle ragazze, che hanno un messaggio terribile, valete per quello che apparite. Ecco la cultura stremenda e ridicola in Italia delle linee. È un messaggio, apparentemente era così, no, ma è un messaggio micidiale, perché ai giovani viene inculcato che loro nella vita varranno quando vale il loro corpo. E poi salvo poi buttarlo via. Allora se noi insegniamo ai giovani a vivere così l'Eucaristia, a fare del loro corpo un'offerta a Dio,
in vista, secondo la vocazione di ognuno, dell'amore, del matrimonio, della fecondità, o nella vita consacrata fare del corpo, della vita un dono per gli altri senza intermediari. Insegniamo loro a capire che il corpo è la cosa più preziosa che hanno, che non può essere una merce di scambio a beneficio di chi ci specula sopra, che è un dono di Dio grandissimo. E allora si capisce, e dobbiamo ripetere ai ragazzi quello che dice Paolo: glorificate Dio nel vostro corpo, glorificate Dio col vostro corpo, che non è solo la sessualità. Il corpo è anche la giovinezza, la voglia di vivere, l'entusiasmo che i giovani devono fare offerta per gli altri, per la comunità, per il bene degli altri nell'Eucaristia. Terminiamo con una immagine, quasi una piccola parabola, che ci dà un senso complessivo di questo, che cosa avviene nel cuore della messa, del mistero, nel momento eucaristico. Immaginiamo una grande ditta moderna, con tanti dipendenti, dove c'è un dipendente che ama e ammira perdutamente il capo, il direttore generale, il proprietario, una cosa che non avviene molto spesso, a dire la verità, però può avvenire. Per la festa di questo direttore generale, manager, vuole fare un dono, un regalo, però prima di presentare il regalo al capo, chiede a tutti i colleghi di mettere la loro firma sul dono. Il dono arriva al capo come il dono indifferenziato di tutti i suoi dipendenti, anche se uno solo ha pagato il prezzo. Gesù ammira ed ama infinitamente il Padre Celeste, che è il creatore di questa multinazionale che è il mondo intero. E Gesù vuole fare un dono al Padre e ripeterlo continuamente, il dono della sua morte, della sua obbedienza fino alla morte. Però cosa fa? Non presenta questo suo dono al Padre così, chiama, invita tutti noi, membri del suo corpo, suoi fratelli, sue sorelle, a mettere la firma sul dono, sicché questo dono arriva al Padre Celeste come il dono di tutti i suoi figli, anche se non solo ha pagato il prezzo con la sua morte. Ecco, questa è la messa, l'offerta, il dono più grande arriva a Dio come il dono di tutta la famiglia di Dio. E le gocce d'acqua che si mettono nel vino si sono, questo rappresentano noi. E io direi di insistere a fare dell'amen che chiude il canone, non un amen recitato così a mezza bocca, amen, come avviene di solito. Quella è la firma, tutto il popolo di Dio, dicendo alla fine del canone amen, dice: io ero lì, io ratifico quello che è stato fatto, anche il nome mio, c'è anche il mio dono lì. Quell'amen è potentissimo, e quindi è bene quando si canta, per oggi ti chiederei di cantarlo, perché è la nostra firma. E poi sappiamo però che quando uno ha messo la firma deve onorarla, quindi uscendo dalla messa dobbiamo sforzarci con tutti i limiti di dare il corpo e di dare il sangue.